Signori, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta confermato, conferma anche i tuoi fratelli. Signora, con te sono disposto ad andare in prigione e anche ad andare incontro alla morte. Anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Pietro, Pietro, in verità ti dico, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Sedetevi qua, mentre io vado a pregare. La mia anima è triste fino alla morte. Sedete, vegliate e pregate. Ascolta, mio padre. Sorgi. Vieni con me. E difendimi. Salvami dalla trappola che preparano per me. Pietro, svegliati! Padre mio! Yes. Che cosa vuoi? Potresti portare tutto il peccato del mondo, le tue spalle. Mio padre, più il tuo spirito si agita, devi fuggire da questo calice di dolore. I tuoi nemici attentano la tua vita. Hanno teso lacci a tradimento sui tuoi. Colui che mangiava con te ti ha consegnato nelle mani dei nemici. Ti ha venduto per 30 denari.
il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano ai peccatori. Ecco come che si avvicina. Sommo sacerdote. Davanti al sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo. In tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Non dici nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Io ho parlato apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Così si risponde al sommo sacerdote. Se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi vergogni? Sei tu il Cristo? Il figlio del Benedetto? Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e salire con le nubi del cielo. Ha bestemmiato! Avete sentito?
ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che cosa ve ne pare? Cosa ve ne pare? Cosa ve ne pare? A morte! A morte! A morte! Gesù il Nazareno. Non so. Non capisco quello che tu dici. Costui è uno di quelli. Sì, certamente sei uno di quelli. E sei Gallia. Non conosco quell'uomo di cui parlate. E subito il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto e si abbandonò al pianto. Oh! Oh! Signore! Oh, che ho fatto? Perdonami! No! Non volevo! Thank you.
San Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Essi non vollero entrare per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Sobillava il nostro popolo e che impediva di dare tributi a Cesare e dichiarava di essere il Cristo Re. Costui solleva il popolo, predicando per tutta la Giudea, dalla Galilea fino a qui. Per questo meritano. Non senti quante cose attestano contro di te? Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Corso! A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Dici questo da te, oppure altri te lo hanno detto sul mio conto? Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei.
Ormai il mio regno non è qui. Dunque, tu sei re. Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono nato. E per questo sono venuto al mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dalla parte della verità ascolta la mia voce. Che cos'è la verità? Io non trovo in lui nessuna colpa. Mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi e non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. Egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, e dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. A salutarlo. Salve! Thank you.
cristiani sono perseguitati. Quando la giustizia viene amministrata male, quando la corruzione è radicata nel cuore dell'umanità, Gesù viene ancora spogliato delle sue vesti, quando la persona umana è disonorata, quando le donne sono costrette a umiliarsi, quando i bambini dei quartieri poveri vanno in giro per le strade, a volte a raccogliere anche rifiuti. Chi sono i colpevoli? Non puntiamo il dito verso nessuno, perché ciascuno di noi può avere la propria colpa, può avere una punta di disumanità. Interroghiamoci di fronte a questa esperienza, tante volte anche noi spogliamo della dignità tanti. Anche noi con le parole flagelliamo, anche noi con le parole sputiamo, anche noi con le parole mettiamo quella corona di spine addosso a tante persone, a volte anche di fronte a quelle persone che amiamo, mettiamo sempre quella corona di spine e a volte la spingiamo per far sì che possa uscire davvero sangue. A volte anche noi usiamo la cattiveria nei confronti dei nostri uguali. Questa esperienza a volte si ripete ancora oggi. Conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Prendetelo voi.
Facetelo voi. Io non trovo in lui nessuna colpa. Oh, noi abbiamo una legge. E secondo questa legge, devi morire. Perché si è fatto figlio di Dio.
detto liberate Barabba. Generale, scrivete sulla sua croce il motivo della sua condanna. Gesù, il Nazareno, il re dei giudei. Consolo, non scrivere il re dei giudei, ma ciò che egli ha detto. Io sono il re dei giudei. Ciò che ho scritto. Ho scritto. Gesù venne dunque consegnato ai soldati per essere crocifisso. Thank you.
Cammina! Nella mia libertà, nella mia libertà,
Via! Ehi tu! Via! Dove sto a portare la sua? Via! Perché io? Non voglio! Tutto sono stato a lavorare. Poi io li ti ho detto di aiutare quest'uomo! E lo farai! Via! Fai spostare. Via! Fatelo camminare! Sesta stazione. Durante il cammino, una donna si avvicina a Gesù per associare la parola che suona dal sangue che scendeva sul suo via. Via, ragazzi, via. Apritevi. Dietro. Portate via questa donna. Via, donna! Via! Ritagli la tua croce! Via! Sera di una stazione. Gesù carica grazie, per favore. Via! Si avvicina per aiutarlo a rialzarsi, ma viene cacciato via in malo modo da un soldato. Stazione. Gesù, stremato, cade per la terza volta. Aiutatelo!
Aiuto a prendere la croce. Cavo! Thank you.
sul luogo del cranio dopo averlo crocifisso. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. I soldati sedutisi gli facevano la guardia e si spartivano le sue vesti tirandole a sorte. Quelli che passavano di là lo insultavano, anche i sommi sacerdoti e gli anziani lo schernivano, compreso il ladrone che era in croce con lui. Se sei il figlio di Dio, perché non salvi te stesso? Tacci da te, che sei quello che dici di essere. Tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, scendi dalla croce e salva te stesso. E il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Noi ce lo meritiamo, Gesmas, ma lui no. Io ho peccato e la mia punizione è giusta. Tu avresti ragione a condannarmi. Ti chiedo solo di ricordarti di me, Signore, quando entrerai nel tuo regno. E in verità ti dico, oggi stesso tu sarai con me nel paradiso. C'erano là anche molte donne insieme a Maria, madre di Gesù, e a Giovanni, il discepolo che egli amava. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Ehi, non ci può passare! Oh.
quello che fanno. Giovanni si avvicinano sotto la croce. Loda, ecco tuo figlio. Oh.
il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia.